Tre cose che non tutti sanno su God of War, o meglio, su Kratos. Oltre al fatto che quest'anno festeggia il 18° compleanno della saga, ovviamente. Kratos non ha 18 anni, nel senso non devo neanche spiegare. Vabbè. In alcuni bozzetti degli anni 2000 è possibile vedere Kratos con i tatuaggi blu. Idea che il team di sviluppo cambiò immediatamente per non farlo somigliare troppo a un personaggio di Diablo 2. La pelle di Kratos non è naturalmente bianca. Kratos, infatti, è cosparso dalle ceneri della moglie e della figlia. Uccise con le sue candide manine e maledetto successivamente da un oracolo, in modo tale da portare per sempre con sé le ceneri dei suoi parenti sul suo corpo. Insomma, Kratos mai è stato fortunato. Terza ed ultima curiosità: no, ragazzi, Kratos non è immortale, motivo per cui utilizziamo la pietra della resurrezione. Non è immortale Kratos. La narrazione stessa del gioco lo mette in chiaro più e più volte: non esiste Dio superiore alla morte. Ora però ci tengo a sapere quali delle tre curiosità conoscevate. Scrivetemelo nei commenti, mi raccomando.